La verifica di fine anno scolastico, scritta e orale, diventa una prova multimediale per le studentesse e gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona. I video che hanno realizzato sono stati presentati all'auditorium dell'istituto ieri sera e questa mattina. Sentiamo Roberta Balzotti. Il Candido di Voltaire, che diventa Forrest Gump, la disputa sull'uguaglianza tra Sepúlveda e Las Casas, che si trasforma in una gara tra due rapper. Quello che studentesse e studenti di terza e quarta dell'indirizzo scientifico-umanistico del liceo Galileo Galilei di Ancona apprendono da libri e lezioni, lo traducono in storie che loro stessi creano, interpretano, girano, montano in un incontro tra sapere e tecnologia. Ragazzi riescono a produrre poi a fine anno dei lavori interdisciplinari che sono la sintesi di tutto il lavoro che hanno sviluppato durante l'anno. Non è la classica verifica scritta orale, ma è un prodotto digitale. Il lavoro della terza G si intitola Carosello di idee, 5 mini episodi da 5 minuti ciascuno. Lavorando sul confronto tra passato e attualità, gli studenti hanno costruito spot che pubblicizzano valori sociali. Siamo stati divisi in gruppi e abbiamo creato delle vere e proprie squadre, dei veri e propri team che hanno lavorato in maniera autonoma anche con l'aiuto dei professori su diverse tracce, diverse materie scolastiche che miravano a pubblicizzare e sponsorizzare un particolare argomento svolto durante l'anno che poi noi dovevamo codificare nel linguaggio della pubblicità. La quarta G ha realizzato invece 5 corti da 8 minuti ciascuno, traducendo nel linguaggio visivo opere letterarie, biografie famose, leggi matematiche e principi di fisica. Noi abbiamo lavorato sulla vita di Vincent van Gogh e ci siamo concentrati appunto sugli eventi principali e abbiamo inserito il tutto in una dimensione onirica, mischiando quindi il sogno di una ragazza e il sogno dell'artista stesso.